Un saluto da Ciso per WindowsPhoneWorld.it. Siamo alla presentazione Microsoft del nuovo Surface RT in commercio in Italia da ieri, 14 febbraio. Surface RT, che è appunto tablet totalmente fatto in casa Microsoft, il primo hardware tablet di Microsoft. Ovviamente l'azienda ci tiene molto a precisare il fatto che non è però in assoluto il loro primo prodotto hardware. Si chiama RT perché ovviamente la versione di Windows al suo interno è RT. Per chi non lo sapesse, la limitazione grande, se così vogliamo dire, di RT è del poter installare solo applicazioni confezionate appositamente e presenti sullo store. Questo perché l'architettura non è x86, quindi non è Intel, ma è quella ARM. Il vantaggio ovviamente è quello di poter produrre un tablet con una grande autonomia, leggero e quindi molto comodo da portare, quindi adatto a chi usa questi prodotti in mobilità. Il prodotto si distingue anche per la sua qualità costruttiva, quindi lega di alluminio, tre volte più leggera dell'alluminio standard. Abbiamo questo sportello che serve a tenerlo in posizione eretta. La fotocamera frontale si adatta automaticamente all'inclinazione, cioè è pensata per essere utilizzata in questa inclinazione. In più abbiamo anche una porta USB standard, una ottima aggiunta rispetto ai tablet più comuni, e qua sotto uno slot per la micro SD. Questi pin sono per la ricarica e poi abbiamo quelli sotto invece per collegarlo alla tastiera. Tastiera che, a detta di Microsoft, lo scopriamo subito, regge bene il tablet, anche se l'abbiamo fatto con un po' di timore. La tastiera è quella da 5 mm, quindi la Type, ovvero con tasti a molla. Facciamo vedere il meccanismo per cui il tablet rimane in piedi. Quindi tasti a molla, standard, se così vogliamo dire. Quella da 3 mm invece, che dovrebbe costare mi pare una ventina di euro meno, è quella totalmente touch. Il sistema è Windows RT, quindi esteticamente quasi identico a Windows 8. Abbiamo anche qui un'interfaccia desktop che non è quella reale come in Windows 8, ma diciamo gli fa un pochino il verso. Abbiamo Office 2013 preinstallato, come in tutti i Windows RT. Tutte le varie gesture e tutte le varie funzioni. Aggiungiamo una piccola nota: il modello Pro, che sarà quello appunto con Windows 8, arriverà in Italia, non abbiamo ancora però tempistiche precise. Un saluto da Ciso per Windows Phone World e ringrazio il bulgaro che sta facendo da camera.